Ok, meno male che la casa è piccola, però. Sì, ma è che non so cosa. Non è ben basi. Perché se tu mi dici dobbiamo trovare un vaso, allora cerco un vaso. Ma io non so cosa devo trovare. E accendiamo la black allora. E chiediamo. Proviamo a accendere la black. Va bene. Allora, aspetta, fai appoggiare questa roba. C'è qualcosa, appena proprio è scesa, Ok. vedere senza dolore, c'è qualcosa e poi, dopo non so se l'hai detto, ma mi sembra mio. Cos'è? C'è? Libri. Brava. Libri. Lucia, sei tu? Che brivido. Cosa dobbiamo trovare, Lucia? Io ho capito una cosa. Cosa? Fumetti. Quelli che abbiamo portato noi? Oh, Topo ha detto quello. Sì. Sì. Vedi? Ha brillato. Brilla tutte le volte che mi avvicino. Tutti, brava. E quindi? Chiedimi. Cosa dobbiamo fare con quei fumetti? Lucia. Mamma mia, se brilla. Lucia, siamo qua, come ho detto prima, perché tua nonna voleva così. Cioè, se non vuoi aiutare noi, aiuta lei. Cosa dobbiamo fare con questi fumetti? Mamma mia, che vocione. Dammeli. Cosa ha detto? Dammeli. Li rivuoi? Sì. Vuoi leggerli? Brillato. Cosa vuoi che facciamo di questi fumetti? Cosa? Tu cosa hai capito? Di nuovo libri. Sono importanti per te allora. Esatto. Esatto. Sì, ma non mi piace tanto questa aggressività, eh? E tu li rivuoi per rileggerli? Mai Erano miei. muto. Sì, ma non mi piace questa Che paura. possessione, verso questi fumetti, cioè, onestamente. Poi mi fa piacere che si possa anche leggere nell'aldilà. E Esatto, di nuovo. come faccio a mandarteli? Niente.
Come faccio a mandarteli? Perché se li vuoi, mi devi dire il modo di come li vuoi. Era fissata con i miei libri, però. Sì. Sono importanti. Sì. Ma a me fa piacere, per carità, se È le pieno rivuole. di giornali, di pezzi di frasi. Sì, ritagliava, faceva. Ok, però mi devi, cioè, mi devi aiutare. Perché non lo so, mi sembra rimasta un po' aggressiva. Cosa dobbiamo fare di questi fumetti? Dove vuoi che li metto questi fumetti? Ah, vuoi che li lascio qua? Vuoi che te li leggo? No, sotto. Bravo, di nuovo. Sotto dove? Ma sotto dove? Cosa hai capito? Brucia. Cosa? Brucia. Bruciale. Un po' di confusione, scusate. Vuoi che bruciamo i fumetti? Puoi rispondere, per favore? Dimmi. Vuoi che bruciamo i fumetti? Ok, rispondi bene per favore, è semplice. Vuoi che bruciamo i fumetti? Esatto. Le lettere. Ha detto. Brucia, ha detto brucia. Sotto. Lucia. Ehi. Dobbiamo distruggere i libri? Sì, Una botta, una e c'è botta. stata una botta. Una botta, una botta, una botta, una botta. Io sto gelando dai brividi e del freddo e dell'ansia. Brucia, sì. Brucia, sì. Vuole che bruciamo i libri, raga. Demone. Vuole che bruciamo i libri. Lo sai che per me tutto questo non ha molto senso. Libri. Libri. Io continuo a ripeterlo, per me questa morbosità sui libri. Poi scusami, va bene, io boh, non lo so, guarda, te lo giuro, non voglio arrivare. Niente, vero? Ma scusa, solo una domanda, ma cosa c'è sotto? Unghie.
unghie. Cosa c'è sotto? Ma infatti, cosa c'è sotto? Ma poi un'altra cosa, scusami, eh. Come fai a leggere dei fumetti bruciati? Demonio. Scusa, ma come fai a leggere dei fumetti bruciati? Aiutami a mettere. Cosa c'è? Cosa ha detto? Ha detto la Trinità, eh? Cosa? Raga, da riascoltare? A un certo punto ha detto padre, figlio, spirito. Ma sei fuori? Oh, o mi sto bevendo il cervello, oppure ha detto sta roba, eh? Nel mobile. Nel mobile. Nel mobile giù. Prima diceva giù. Senti, scusami un secondo. Libri. Scusate, posso fare solo io una piccola osservazione? Sì. Per quale motivo noi ci siamo messi in contatto con Lucia e la prima cosa che ci ha detto è dei libri, dei fumetti? Ma i fumetti... Lei li ha mandati a sua nonna? Sì. E per quale cavolo di motivo avrebbe dovuto chiederci per prima cosa i fumi? Tu l'hai filmato? Cosa? È passata un'ombra? Lì da te? Sì. Che cacchio stai dicendo? Dietro di me. Perché io davanti ho la finestra che però specchia. Specchia me. E dietro di me è passata un'ombra nera. Il mio occhio grossa, come se uno di noi si fosse spostato. No, ma io ho la torcia, quindi sono io che faccio l'ombra, quindi per forza è passata davanti a me. Non è proprio passata, è enorme. Qui dietro. Non quando io stavo dicendo che non è normale che Lucia con noi parli di una cosa che aveva la nonna. Là praticamente. Là. Cioè. Si non vede. Non ci ho fatto caso. Io adesso sto filmando proprio il mio braccio, quindi sì, si vede. Sta brillando. Hai capito? Hai capito? Ha brillato. Cioè, non è normale. Anche perché, scusa, in questo momento io stavo proprio dicendo questa cosa qua. Sì. Però scusa, in teoria è Lucia che ha portato i libri a sua nonna, giusto? Sì, infatti. Per quello quindi che perché motivo adesso che li abbiamo portati qua dovrebbe essere la vita? Cos'era? Raga! Simo! No, raga! Guarda! Sì, ma tu non puoi capire! Questo è un è volato! Ha fatto! Prima è andato su e poi boom! Ma non è che scusa, non è che è scivolato? Dove era attaccato? Era qui! Questo, io non mi ricordo qui, più. Qui, perché c'era il sangue! Non brava. Può scivolare perché ha la testa... No, ma tu non no, hai no, capito. No, Simo, è non andato, è come se qualcuno l'avesse tirato... No! Oh mio Dio, si è pure spaccato! No, presagio. Brutto. Ha detto Trinità. Ma l'hai filmato, Paul? L'hai filmato? Ma porca miseria, è andato su. È schizzato su. Davanti ai miei occhi, l'ho proprio visto. Ha fatto boom, bah. Sì, è andato su e poi è caduto giù. Guarda come brilla. Io, fidatevi, raga. Non stiamo parlando con Lucia. Stiamo parlando con chi era in Lucia. Perché? È il demone. Perché dici questo? Come fai a esserne sicuro? Perché è già da un bel po' che ci sto pensando. E lo stavo dicendo, lo stavo per dire prima. Non mi parli dei fumetti. Quando i fumetti eri tu che li regalavi a tua nonna. E punto secondo, io non so quale leggi hanno lassù, ma non mi chiedi di leggere un libro bruciandolo. Non lo so. Perché sono così importanti? Perché non devo ricordare?
Questo non te lo so dire. Ma di sicuro... non vincerà facilmente. Say you'll be gone in a dawn chase. Like no day, now you all in my face. Fuck what you say, bitch.